Ciao a tutti, amiche e amici delle stelle, benvenuti o ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo della settimana, settimana che va dal 5 all'11 agosto 2024. Per tutti i nuovi naviganti che approdano per la prima volta su questo canale, io mi presento, mi chiamo Simone, sono un astrologo, o meglio un astro coach. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere le novità in uscita. Oh, bene ragazzi, allora, questa è una settimana dove a inizio settimana avvengono due interessanti movimenti planetari. Il primo, Venere, il giorno 5, trasloca nel segno della Vergine. E quindi di che cosa comporterà questo nuovo transito? Un cambio sostanziale delle nostre priorità, dei nostri valori, della nostra autostima. E tutto questo inizieremo a proiettarlo al di fuori di noi, perché Venere è la cartina tornasole dei nostri valori che proiettiamo anche sugli altri e quindi diventa importantissima anche nei sentimenti, nelle relazioni, nel gioco a due. L'altro transito importante della settimana sarà la retrogradazione di Mercurio. Sempre il giorno 5, Mercurio dal segno della Vergine inserisce una retromarcia che entro Ferragosto lo vedrà transitare in questo spazio zodiacale e poi tornerà temporaneamente nel segno del leone e tornerà diretto dal segno del leone solo alla fine del mese. E quindi bisogna stare un po' attenti a questa retrogradazione di Mercurio, soprattutto nella comunicazione, nelle chiamate, nelle notizie, in tutto quello che ha a che fare anche con la pianificazione, l'organizzazione e soprattutto le scelte. Perché Venere rappresenta proprio le scelte. Con questo nuovo transito, trovandosi all'interno dello spazio zodiacale della Vergine, incontrerà subito le energie di Mercurio e quindi bisogna ponderare ora più che mai tutte le scelte e le decisioni che vogliamo mettere in campo, onde evitare di pentircene più avanti. Ma questo è anche il periodo di vacanze e quindi mi auguro che voi siate tranquilli da qualche parte a riposare, a fare le vostre vacanze. E quindi considerando che ad agosto molte cose rallentano, molte situazioni, anche dovute a Mercurio che va in retrogradazione, molte situazioni vengono messe un po' in stand-by e quindi se ne riparla a settembre, sarà un po' il mantra del mese di agosto, questo sarà un oroscopo leggermente diverso, un po' più rapido. Non voglio tediarvi con i soliti pipponi astrologici, è giusto che facciate le vostre vacanze rilassati e anche chi è al lavoro non deve essere appesantito da molte informazioni, anche perché magari non ha il tempo per stare dietro a un oroscopo così lungo. E quindi divertitevi, rilassatevi, ascoltate sempre segno e ascendente naturalmente e prendete questi consigli per la navigazione onde evitare di trovare code e rallentamenti in autostrada. Ora facciamo insieme la panoramica dall'alto del cielo, vediamo come sono configurati gli astri, dopodiché ci concentriamo con le previsioni segno per segno. Il Sole in questo momento sta transitando nel segno del Leone e io faccio tantissimi auguri di buon compleanno a tutti i leoncini in ascolto e soprattutto a quelli che si preparano a spegnere le candeline proprio questa settimana. Mercurio, come vi ho anticipato prima, il giorno 5 dal segno della Vergine inserisce la retromarcia. Venere entra il lunedì 5 nel segno della Vergine, poi abbiamo Marte che sta transitando nel segno dei Gemelli e questa settimana inizia a lavorare per i nati di seconda decade, poi abbiamo Giove nel segno dei Gemelli, abbiamo Saturno nel segno dei Pesci, abbiamo Urano nel segno del Toro, Nettuno nel segno dei Pesci e Plutone che sta transitando a 0 gradi del segno dell'Acquario e poi a settembre ritorna temporaneamente nel segno del Capricorno per qualche settimana, restandoci fino a novembre e poi ritorna nel segno dell'Acquario. La Luna questa settimana
apre le danze nel segno del leone, dove è appena diventata nuova in questo spazio zodiacale, perché il giorno 4, cioè domenica 4 agosto, la luna si è congiunta con il sole. Si è formata così la luna nuova di agosto. E nella giornata di lunedì la luna si trova ancora nello spazio zodiacale del segno del leone fino a sera, dopodiché trasloca nel segno della Vergine. Nelle giornate di martedì, mercoledì è nello spazio zodiacale della Vergine, quindi le giornate più importanti della settimana sono proprio quelle all'inizio della settimana e poi verso la fine, adesso ve lo dico, e la luna fino a giovedì nella prima mattinata transita nel segno della Vergine. Dopodiché trasloca nel segno della Bilancia, dove transita tutta la giornata di venerdì, sabato, e nella giornata di domenica conclude nel segno dello Scorpione. E quindi non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere come saranno le stelle della settimana, segno per segno. Parliamo del segno dell'Ariete o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. L'Ariete in questo momento è ancora supportato dal transito del Sole nel segno del Leone. Questo transito accende i riflettori sui talenti, sulle curiosità, e anche sulla voglia di divertirsi. Allo stesso tempo, però, il passaggio dei pianeti veloci all'interno dello spazio zodiacale della Vergine portano il nostro Ariete a fare qualche considerazione o qualche pianificazione in più per quanto riguarda il futuro. I pianeti in Vergine per il nostro Ariete producono da sempre un pizzichino di ansia per il futuro. Ad ogni modo, quello che vi invito a fare questa settimana, soprattutto visto che ci sarà anche la Luna che transita nel segno della Vergine a inizio settimana, è nel momento in cui vi arriva un pizzichino di ansietta, di paura per il futuro, vi prende la smania di mettere a posto, sistemare, andare alla ricerca di situazioni che vi possano dare delle risposte in questo momento o delle conferme in questo momento, rallentate un attimo. Mettete un po' in stand-by e fate anche entrare nella vostra vita un pizzichino di monotonia, di noia, di attesa, perché questo vi può aiutare a spostare l'attenzione verso quelle cose su cui dovete investire in questo momento e che sono proprio le novità, le cose che poi realizzerete quando a settembre e ottobre i transiti vi agevoleranno nell'aprire delle porte e a ottenere così anche delle risposte ufficiali. La settimana incomincia con una luna di transito nel segno del Leone, la giornata di lunedì è, direi, energizzante, grintosa e vi sentirete anche tutto sommato bene. Qualcosa di inaspettato, però di non preventivato, che vi arriverà e scombussolerà piacevolmente i vostri piani. Nelle giornate di martedì, mercoledì e ancora per qualche ora nella giornata di giovedì, la Luna transiterà nel segno della Vergine. Lì avrete un po' la tendenza a tenere tutto sotto controllo, mettere ordine, a fare spazio interiore. Ottime queste giornate se siete in vacanza per riposare, per staccare la spina, per dedicarsi soprattutto al concetto del corpo, del benessere, e quindi se potete concedetevi anche una coccola e non pensate continuamente al futuro e a che cosa vi può attendere al vostro ritorno, e se potete staccate completamente la spina in quelle giornate. Se invece lavorate, quelle giornate vi porteranno a stretto contatto con dei ritmi che possono avere un impatto fisiologico un po' pesantuccio. Soprattutto sono i ritmi, le cose che dovete mandare in scadenza, l'assenza magari di notizie che vi porta a boccheggiare, potreste essere meno performanti in quelle giornate. Poi però giovedì la Luna trasloca nel segno della Bilancia e, nonostante la Luna in opposizione, incontrerà l'appoggio di Marte nel segno dei Gemelli, e quindi questo vi aiuterà ad avere un fine settimana molto grintoso, dove riscoprirete la voglia
di fare, e sarà un weekend anche molto energizzante dal punto di vista astrologico, soprattutto per quanto riguarda i divertimenti, la condivisione con le persone, le novità, e questo vi può aiutare anche a disinvestire emotivamente da tutti quei pensieri, da tutte quelle cose che vi possono tormentare in alcuni momenti. Parliamo un attimo di rapporti e di relazioni, perché con Venere che da questa settimana trasloca nel segno della Vergine, il nostro Ariete avrà bisogno di destrutturare un attimino. Se è da poco che avete incontrato qualcuno, incominciano adesso a prendere forma le prime prove su strada che vi aiuteranno a fare le vostre nuove considerazioni, le vostre nuove valutazioni, per capire se c'è trippa per gatti oppure no. Se invece parliamo di coppie che già esistono, questa Venere può appesantirvi dal punto di vista della quotidianità. E quindi magari evitate di fare con questa Venere sempre le stesse cose, di vedere sempre le stesse persone, di avere sempre magari qualcosa da fare. Cioè, disinvestite un attimo su tutte queste cose, concentratevi su quello che vi fa sentire bene, su quello che vi porta benessere e piacere e condividetelo con il partner. E soprattutto vi consiglio con questa Venere di non trattenere nella comunicazione. Se avete un dubbio, una perplessità, se avete anche bisogno di un supporto, chiedetelo al partner in questo momento. Anche se con questa Venere non escludo che alcuni atteggiamenti del partner, magari queste piccole disattenzioni che ci possono essere nei vostri confronti, possano in qualche modo alterare il vostro umore, soprattutto nelle giornate di martedì, mercoledì. Per quanto riguarda invece il discorso single, vi vedo un po' più selettivi con questo cambio di Venere, un po' più selettivi e anche un po' più organizzati. Questo vi porterà a selezionare, ma anche a mettere alla prova i candidati, candidati che si possono manifestare questa settimana verso la fine, soprattutto nelle giornate di venerdì e di sabato. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto, io vi auguro una splendida settimana stellare. Ciao! Parliamo del segno del toro per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. Da questa settimana incomincia a cambiare un po' l'arietta in casa toro perché grazie al passaggio dei pianeti veloci che si stanno spostando nel segno della Vergine, il nostro toro incomincia a vedere le cose da una prospettiva nuova, diversa e incomincia a scorgere nuovi segnali che lo invitano a proiettarsi nel futuro. Venere, che da lunedì entra nello spazio zodiacale della Vergine, vi supporterà anche dal punto di vista dell'autostima e questo vi invita a mettervi al lavoro o alla realizzazione di nuovi progetti o vi stimolerà tantissimo nel darvi idee e consigli nuovi per riprendere in mano una situazione. Tutto quello che ha a che fare un po' con i corsi, i percorsi nuovi, la ricerca magari di un nuovo lavoro, il mettersi un po' in discussione, il lavorare sulle proprie capacità, ma anche il capire come rivendersi al migliore offerente è un po' il comune denominatore di questa nuova fase. Anche per chi non lavora, questi pianeti accendono l'entusiasmo e anche per chi non lavora e ormai ha già concluso il suo percorso professionale, accendono comunque l'entusiasmo, hanno magari più voglia di fare, più voglia di socializzare rispetto a prima e questo vi porterà anche a fare delle conoscenze con molta più facilità rispetto a prima. Nonostante questo, però, a dettare le regole del gioco è ancora la quadratura del Sole nel segno del Leone. In alcuni momenti questo Sole vi può rendere fragili, da maneggiare con cura, un po' malinconici, andando a rispolverare i ricordi del passato, tutto quello che ha a che fare magari anche con la casa e la famiglia, vi può in questo momento creare qualche piccolo pensierino in più.
Lunedì la Luna si trova nel segno del Leone, dove nella giornata di domenica è appena diventata nuova, quindi potreste ancora essere nella giornata di lunedì emotivamente shakerati o strapazzati, o alcune situazioni connesse al lavoro, per chi è ancora al lavoro o alla casa o alla famiglia, possono condizionarvi emotivamente. Poi però verso sera la Luna, entrando nel segno della Vergine, allenta questa cappa che può anche accelerare sulle preoccupazioni, portando un pizzichino di ansia, ed entrando nel segno della Vergine, vi aiuterà a cambiare completamente atteggiamento e prospettiva. Guarderete le cose da un'angolazione completamente diversa. La Luna, che governa comunque le emozioni, entrando nel segno della Vergine, incontrerà da subito Venere e poi anche Mercurio, e le giornate di martedì e di mercoledì e giovedì mattina sono molto più stimolanti e interessanti. Da lì si possono incominciare ad accendere dei nuovi talenti, dei nuovi interessi, dei nuovi stimoli, ma possono anche presentarsi delle persone nella vostra vita che vi aiuteranno proprio tanto ad alleggerirvi, soprattutto emotivamente. Date retta ai segnali, date retta ai consigli, ma soprattutto ascoltate il vostro intuito in queste giornate, che sono anche giornate molto fortunate. Le giornate invece di giovedì nella tarda mattinata, tutto venerdì e tutto sabato saranno condizionate dal transito della Luna nel segno della Bilancia. Ed è una Luna che l'avvertiranno soprattutto quei nati del segno del Toro che sono ancora al lavoro e che devono magari sistemare le ultime cose prima della pausa estiva. E quindi queste sono giornate che possono avere un forte impatto anche fisico. Proprio perché bisogna sistemare delle cose, potreste ritrovarvi con pochissimo tempo a gestire delle situazioni all'ultimo minuto che vi possono rendervi poi meno performanti o che possono portare un pizzico di stanchezza in più. Tuttavia, in quelle giornate anche chi non lavora sentirà la presenza di questa Luna che soprattutto a livello personale e interiore vi porterà ad avere il bisogno di etichettare tutto, di tenere tutto sotto controllo, anche dal punto di vista della gestione della gestione del tempo e della quotidianità, ma anche della banalissima routine. Poi però nella giornata di domenica la Luna entra in opposizione e lì qualcosa di inaspettato all'ultimo minuto vi agevolerà e vi solleverà anche un po' il morale. Parliamo di rapporti e di relazioni. Venere questa settimana transita nel segno della Vergine e questo agevolerà tantissimo i nati del segno del Toro nel fare nuove conoscenze, ma anche si possono presentare delle occasioni che si sono già manifestate nella vostra vita, nelle conoscenze e che sono rimaste un po' in stand-by. Quindi alcuni di voi magari sentiranno delle persone che avevate già magari conosciuto qualche settimana fa. E c'è la possibilità adesso di approfondire questa conoscenza. Così come anche in coppia, questa Venere andrà ad alleggerire, andrà a ristorare e sotto le lenzuola incomincia un po' più di attività rispetto a prima. Questa Venere, alzando però un po' più il livello dell'interpretazione, se ci sono stati dei problemi in coppia, questo nuovo transito di Venere vi agevolerà nell'ottenere un appoggio in più da parte del partner e si possono anche appianare finalmente o si possono risolvere dei conflitti e delle tensioni che si sono proprio generate nel corso delle ultime settimane. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto. Io vi auguro una splendida settimana stellare. Ciao! Parliamo del segno dei gemelli o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. I gemelli con Marte e Giove nel segno, e grazie anche al Sole che sta transitando nel segno del Leone, vivono un'estate molto piena, soprattutto per quanto riguarda la pianificazione dei grandi progetti da realizzare nel futuro e hanno un occhio costantemente puntato sugli obiettivi da raggiungere nel futuro, oltre al fatto che questo può essere anche un momento ricco di stimoli, di piaceri nuovi, soprattutto il desiderio di condividere con gli altri e il bisogno di fare esperienze con gli altri può essere il comune denominatore. Ma
C'è sempre un ma, ragazzi. Questi pianeti veloci che stanno transitando nel segno della Vergine, che vedono soprattutto il nuovo ingresso di Venere nel segno della Vergine, vi invitano un attimo a fare prudenza nelle decisioni da mettere in campo, soprattutto nel qui e ora. E quindi dovete considerare tutti i pro e i contro e fare le vostre valutazioni proprio nello sviluppare questi progetti nel futuro e non fare il passo più lungo della gamba. Venere nella Vergine con la sua quadratura vi invita proprio ad andare in profondità, a vedere tutti i dettagli che si possono nascondere dietro le apparenze, dietro alla prima impressione e quindi fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, per non parlare del fatto che Mercurio in retrogradazione, sempre dal giorno 5 questa settimana, vi aiuterà nel corso delle prossime settimane a mettere sotto revisione idee, progetti, consigli che vi possono arrivare da parte degli amici, da parte dei parenti, e questo Mercurio vi invita anche a rallentare un attimino per quanto riguarda il discorso spese, soprattutto se sono connesse alla famiglia e alla casa. Casa e famiglia, peraltro, in questo momento possono essere un terreno molto battuto nella vostra vita e quindi bisogna magari sistemare qualcosa o intervenire per mettere a posto. La settimana si apre con una luna di transito nel segno del leone, dove è appena diventata nuova nella giornata di domenica. La giornata di lunedì sarà particolarmente stimolante, energizzante, anche se qualche piccolo imprevisto su strada potrebbe verso sera farsi sentire e voi potreste accusare temporaneamente un po' di fatica nella giornata di lunedì o un po' di stress emotivo. La luna poi entra nel segno della Vergine nelle giornate di martedì e di mercoledì e giovedì mattina, nella prima mattinata. Questa luna vi invita proprio a scendere in profondità, a mettere sotto revisione, dove in queste giornate si possono anche manifestare delle situazioni connesse alla casa e alla famiglia che vi possono condizionare emotivamente. Non fate il passo più lungo della gamba, non preoccupatevi, cercate sempre di calibrare molto bene le cose che vorreste realizzare in questo momento e soprattutto fatevi aiutare emotivamente da qualcuno che vi capisce solo con lo sguardo. E in quelle giornate un parente, un familiare, un amico vi può tendere un aiuto preziosissimo. Le giornate invece di giovedì nella mattinata, nella tarda mattinata, venerdì e sabato saranno di grande recupero grazie alla luna che transita nel segno della bilancia. Questa luna vi renderà grintosi e con la voglia anche di riscattarvi, di divertirvi, aumenta il desiderio di condividere con gli altri e quindi avrete anche la possibilità di organizzare un weekend molto piacevole in connessione con gli altri. Nella giornata di domenica, però, non strapazzatevi perché la luna, transitando nel segno dello scorpione, vi invita a frenare un attimo. Per quanto riguarda il discorso sentimenti, Venere con il nuovo transito nel segno della Vergine vi invita ad avere un po' di prudenza, a non correre troppo velocemente, soprattutto se siete in una fase di nuova conoscenza, dove possono anche emergere le prime prove che vi faranno capire se avete voglia di investire, se siete pronti e se la persona che avete magari incontrato da poco è pronta o ha bisogno di tempo e in questa fase non dovete trarre delle conclusioni affrettate. Ma possiamo anche parlare di un gemelli che si sente insoddisfatto in coppia e questa quadratura di Venere vi mostra soprattutto le fragilità vostre o dell'altro. E questa Venere ci parla anche di condizionamenti del passato, magari quelle situazioni che continuano a ritornare, a ripresentarsi e che vi creano un po' di tormento. Se siete tra questi gemellini che hanno queste problematiche, cercate di mettere in stop tutto quello che si sta attivando in questo momento, anche i vostri pensieri negativi, spostate l'attenzione da un'altra parte,
disinvestite emotivamente e nel momento in cui lasciate la presa su queste cose, arrivano i consigli, si sbloccano quelle problematiche. Non escludo che con questa Venere, quelli che sono soprattutto in un rapporto che non evolve, che è molto in crisi, non escludo che si possano anche prendere delle decisioni importanti, che poi però, dal mio punto di vista, andrete a rivedere più avanti con questo Mercurio retrogrado. Quindi il mio consiglio è quello di non agire d'impulso in questo momento. Se invece parliamo di coppie strutturate dove non ci sono problemi di sorta, questa è una Venere che vi porterà a sentire forte il bisogno di ripiegare sulle garanzie, sulle conferme e sentirete forte il bisogno di avere un supporto emotivo da parte del partner. Se potete, evitate i condizionamenti della famiglia e tutto quello che ha a che fare con la famiglia vostra, la famiglia del partner, lasciateli un po' fuori e cercate di godervi al massimo il rapporto con il partner in questo momento. E le giornate di venerdì e sabato saranno molto stimolanti. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto. Io vi auguro una splendida settimana stellare. Ciao! Parliamo del segno del cancro per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. Il cancro da questa settimana incomincia a recuperare soprattutto in velocità. Questi pianeti che si stanno spostando dal segno del leone a quello della vergine invitano proprio a mettersi in movimento, alla ricerca e creano proprio nuovi stimoli che vi porteranno a intraprendere nuovi percorsi, ad avere delle idee molto interessanti. Da sentire proprio il desiderio anche di condividere con gli altri alcuni momenti e quindi si allenta quella cappa che si era generata subito dopo il compleanno con i pianeti che stavano transitando nel segno del leone e che vi hanno invitato a mettere un po' sotto revisione le vostre nuove priorità e necessità. E adesso siete pronti ad andare incontro alla ricerca di queste mancanze che sono emerse e il periodo è stimolante perché con queste spinte astrologiche potreste fare anche delle esperienze nel corso delle prossime settimane che saranno determinanti e che vi aiuteranno a guidarvi verso nuovi orizzonti da esplorare entro l'autunno. Quindi questo è un ottimo momento per mettersi lì a rivedere il curriculum, per rivendersi al miglior offerente, per cercare magari un corso da fare per lavorare sui vostri blocchi o sulle vostre capacità, per migliorare tutti i vostri talenti ed è anche un periodo molto piacevole e interessante da condividere con gli altri, con gli amici, i parenti e fare delle belle esperienze. La settimana incomincia con una luna di transito nel segno del leone dove è appena diventata nuova, quindi non escludo che nella giornata di lunedì ci possa essere ancora un po' di lentezza nella vostra vita, nella vostra quotidianità. Alcuni di voi magari si sentiranno un po' rallentati, non del tutto performanti o magari anche un po' distratti da tutti quelli che sono i doveri, le responsabilità e più attratti dal divertimento e dalla voglia di insomma staccare anche un po' la spina. Poi però nella giornata di martedì, mercoledì e nella giornata e a inizio della giornata di giovedì, la luna nel segno della Vergine incomincia a spingere, a creare delle situazioni. Date retta a queste giornate, ma soprattutto cercate di capire che cosa si può manifestare nella vostra vita tra martedì, mercoledì e giovedì mattina, perché quelle giornate vi anticiperanno un qualcosa che poi vivrete tra la fine di agosto e inizi di settembre. Quindi cercate di capire, di cogliere quali sono i segnali, di capire che cosa si può smuovere, perché vi possono dare delle anticipazioni quelle giornate che poi condizioneranno tutte le vostre settimane quando a settembre si riaprono le gabbie. Quindi sono giornate molto interessanti. Se peraltro state aspettando una notizia, siete rimasti un po' così in stand-by, in quelle giornate magari non vi arriva una risposta ufficiale, ma in via del tutto ufficiosa arrivano delle notizie che comunque vi faranno stare tranquilli, nonostante la pausa estiva. Utilizzate anche quelle giornate
giornate per recuperare in velocità, per organizzare delle cose, pianificare le cose che poi sono le cose che sono in scadenza, anche perché quelle sono giornate molto stimolanti. E cercate di captare anche tutti i personaggi che si possono avvicinare in quelle giornate, perché secondo me si possono nascondere degli intrusi molto piacevoli anche per il cuoricino. Le giornate invece che vanno da giovedì nella tarda mattinata, tutto venerdì e tutto sabato saranno condizionate dalla luna in quadratura nel segno della bilancia. A livello emotivo, quelle giornate portano un pizzico di rigidità, il bisogno magari di stare un po' da soli, di fare le cose, sentirete forte il bisogno di avere tutto un po' sotto controllo, e alcune situazioni connesse alla famiglia o al lavoro possono portare un pizzico di ansietta, un po' di agitazione. Poi però nella giornata di domenica la luna nello scorpione vi aiuterà a riprendere il controllo delle vostre emozioni e avrete la possibilità di trascorrere un bellissimo fine settimana, soprattutto in condivisione con altre persone. Per quanto riguarda il discorso sentimenti, con Venere che adesso è entrata nel segno della Vergine, soprattutto dal punto di vista della comunicazione, è meno titubanti. Questo agevolerà tantissimo quelle coppie che hanno vissuto un blocco nelle ultime settimane e quindi si allentano le tensioni, si sciolgono i nodi e avrete la possibilità con questa Venere di chiarire, di mettere le cose a posto e soprattutto di trascorrere piacevoli momenti in condivisione con il partner. Se parliamo invece di coppie che già esistono e che stanno benissimo, questa è una Venere che vi porterà a pianificare insieme al partner le prossime mosse importanti da realizzare nel futuro, soprattutto nello sviluppo dei progetti, e se in questi progetti c'è il discorso casa, traslochi, famiglia, cambiamenti, con questa Venere vi metterete alla ricerca e incomincerete a mettere parecchia carne sul fuoco. Per quanto riguarda invece i single, occhi aperti all'orizzonte, perché possono con questa Venere crearsi delle situazioni inaspettate anche all'ultimo minuto e che vi risvegliano anche l'ormone. C'è la possibilità di fare degli incontri molto importanti questa settimana, nelle giornate di martedì, mercoledì e poi ancora nella giornata di domenica. Quindi, se avete voglia di conoscere, datevi da fare. Peraltro, se con questa Venere c'è la possibilità di ripescare anche qualcuno che è rimasto un po' sullo sfondo, e possono anche agevolarvi tantissimo le applicazioni e i social network. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto. Io vi auguro una splendida settimana stellare. Ciao! Parliamo del segno del leone, o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. È tempo di rinascere, è tempo di fare la ricarica solare e questo vi porta ad essere i veri protagonisti indiscussi di questo momento, in questa fase dell'estate. Ma questo è anche il momento per rivedere molto attentamente quelle che sono le vostre nuove priorità, i vostri nuovi bisogni, rimettendo al centro soprattutto se stessi, se nel corso degli ultimi mesi vi siete allontanati tantissimo da voi per accontentare gli altri, per mettere a posto determinate cose, se vi siete dedicati anima e corpo alla realizzazione di un progetto. E quindi questo diventa il momento per ritrovarsi, per riprendere un po' il contatto con se stessi e soprattutto per mettersi al centro della scena, al centro dell'attenzione, e incominciare così a prendersi cura di sé. Questi passaggi dei pianeti veloci che stanno transitando in questo momento nel segno della Vergine parlano al nostro leone delle nuove priorità, dei nuovi bisogni, la necessità di avere più conferme, sia di tipo personale, professionale, economiche. Quindi questa diventa una fase molto importante per capire, per mettersi lì e capire che cosa vi manca e come fare per raggiungere queste mancanze. E questo è un po' il comune denominatore del momento astrologico che state vivendo e che vi vede protagonisti
e quindi dovete mettervi nuovamente al centro e assumendo anche in alcuni momenti un atteggiamento individualista. E questa naturalmente diventa una fase importantissima anche per chiedersi: ma è tutto qui? Come posso fare per ottenere di più? Mettendo anche in revisione, sotto revisione, tutti quei settori della vostra vita dove non vi sentite del tutto appagati e realizzati, sia di tipo personale e nelle relazioni, ma anche nella professione. E quindi è un po' come guardarsi dentro, accorgersi di queste mancanze e mettersi subito alla ricerca di cose nuove che vi possano automaticamente compensare dal punto di vista emotivo, ma anche economico. Con questo Mercurio retrogrado nella Vergine, un occhio di riguardo in più alle spese non fa mai male. Quindi cercate anche di mettere sotto revisione e di contenere, chiudendo i rubinetti, tutte quelle spese extra che avete, chiudere, eliminare e facendo così anche un bel piano di risparmio nel futuro. La settimana si apre con una luna di transito proprio nel vostro spazio zodiacale, dove è appena diventata nuova nella giornata di domenica 4, e quindi potreste sentirvi ancora molto bene dal punto di vista energetico, fisico. Possono però prendere forma nella giornata di lunedì delle situazioni inaspettate, non preventivate, che vi faranno spostare un po' l'attenzione su qualcos'altro. Non è nulla di preoccupante, sono però delle situazioni che non avevate preventivato e che emotivamente vi spostano un po' l'attenzione. Le giornate di martedì, mercoledì e la prima parte della giornata di giovedì saranno condizionate dal transito della Luna nel segno della Vergine. Queste sono proprio le giornate dove io vedo il leone che si metterà lì a soppesare tutto, a centellinare, a chiudere i cordoni della borsa, a chiudere i rubinetti della propria disponibilità, dove si metterà al centro e metterà al centro le proprie necessità. Ottime quelle giornate, ad esempio, per chi si sente insoddisfatto e decide di prendere un po' in mano la situazione, dettando così nuove regole del gioco. E nel lavoro, soprattutto per chi non è soddisfatto e appagato, queste giornate sono fondamentali per smuovere quelle cose che vi porteranno poi a ottenere tutto quello che vi manca, ma anche per rivedere il proprio contributo, il proprio atteggiamento e dire: io vengo pagato tot, faccio tot, il resto non mi interessa, è un problema vostro, non è un problema mio. Le giornate invece di mercoledì, giovedì nella tarda mattinata, tutto venerdì e tutto sabato saranno dettate dal transito della Luna nel segno della Bilancia, che vi porterà ad avere molti più stimoli, molti più incentivi. Ottimo questo fine settimana per organizzare qualcosa anche all'ultimo minuto con amici, parenti, fidanzati, eccetera, eccetera. E questo è un ottimo fine settimana perché farete delle esperienze molto interessanti e appaganti, anche in condivisione con altre persone. Quindi, se state da soli, non sentirete nulla di tutto questo. Se invece uscite un po' dalla vostra zona di comfort, farete delle esperienze molto interessanti. E nella giornata di domenica, però, la quadratura della Luna può temporaneamente ombreggiare le vostre emozioni, facendovi sentire forte il bisogno di suonare la ritirata e di starvene un po' per i fatti vostri. Per quanto riguarda invece il discorso sentimenti, è adesso che il leone alza e di molto l'asticella delle aspettative. E quindi, se siete da pochissimo in coppia con qualcuno, se state frequentando da poco qualcuno, cambierete completamente tattica e atteggiamento per mettere alla prova il partner, ma soprattutto anche capirete che cosa volete voi, che cosa volete ottenere in questo momento. E quindi incominciano delle prime prove su strada che vi porteranno verso la realizzazione e la costruzione. Se invece parliamo di un leone che ha ancora delle situazioni attive e non riesce in qualche modo a collocarle, e mi riferisco soprattutto al passato: non riesce a chiudere la porta, non riesce a mettere la parola fine a un qualcosa che deve in qualche modo essere interrotto,
e lasciato lì dov'è, ecco che con questa Venere incominciano a prendere forma i nuovi bisogni, le nuove urgenze che vi porteranno a dire: no, sono io la priorità e adesso prendo le distanze, adesso mi dedico a me e metto me al primo posto. Per quanto riguarda invece le coppie dove non ci sono problemi di questo genere, questo è un momento molto importante per parlare di futuro e soprattutto per mettersi lì e capire come fare per sviluppare i grandi progetti da realizzare nel futuro. E ci potrebbe essere il discorso casa, sistemare casa, soldini da spendere per quanto riguarda un possibile trasferimento, un cambiamento, un avvicinamento, magari se siete in coppia e quindi incominciare a pianificare le prossime mosse da fare nel futuro, per magari andare a vivere proprio con il partner. Quindi date retta ai segnali e le giornate più interessanti della settimana saranno quelle di lunedì e poi ancora quelle di venerdì e di sabato, soprattutto per i sentimenti. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto. Io vi auguro una splendida settimana stellare e vi faccio ancora tantissimi auguri di buon compleanno. Ciao! Parliamo del segno della Vergine o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. Incomincia a cambiare l'arietta in casa Vergine grazie al nuovo transito di Venere che irrompe lunedì 5 proprio nel vostro spazio zodiacale e sempre lunedì 5 Mercurio dal vostro spazio zodiacale incomincia a inserire una retromarcia. Venere è il pianeta dell'autostima, è il pianeta delle risorse, delle necessità, delle scelte, delle decisioni da mettere in campo, ma è anche quel pianeta che ci parla di rapporti e di relazioni in una fase molto delicata e importantissima di pre-rinascita che sta vivendo la nostra Vergine in questo momento con il Sole nel segno alle spalle. Il Sole in questo momento non riesce a supportare come vorrebbe la nostra Vergine e quindi in alcuni momenti la Vergine si sente un po' nel pieno del vuoto del nulla, potrebbe percepire un pizzico di stanchezza, potrebbe sentirsi in alcuni momenti quella sensazione di fallimento per non essere riuscita magari a raggiungere determinati traguardi, per aver investito troppo su alcune situazioni che non meritavano il vostro coinvolgimento emotivo, non meritavano il vostro impegno, la vostra dedizione, la vostra cura. E quindi incomincia da questa settimana una fase di ripresa del controllo della situazione che vi porterà piano piano a mettervi al primo posto, lasciando andare tutte quelle cose che non vi appartengono più o che vi hanno condizionato negativamente nelle ultime settimane. E questo Mercurio retrogrado vi aiuterà a mettere sotto revisione proprio tutte quelle scelte che metterete in campo nelle prossime settimane, andando così incontro a una fase di compleanno e di ricarica solare che sarà importantissima. Quindi già non agite di impulso, non traete conclusioni affrettate, cercate di mettere in elaborazione tutte queste cose nuove, tutte queste scelte, tutti questi bisogni, e poi, quando siete sicuri, agite. Peraltro, questa è una settimana dove le giornate di martedì, mercoledì e la prima parte della giornata di giovedì, con la luna nel vostro segno, vivrete una fase di anticipazioni importantissime che poi vi porterà il sole quando irromperà nella seconda metà di agosto proprio nel vostro spazio zodiacale. Quindi a inizio settimana date retta ai segnali, mettetevi al primo posto, cercate di capire che cosa si sta smuovendo in una determinata direzione, seguite il flusso, cercate di capire e di cogliere tutti quei segnali e di dare retta soprattutto all'intuito, perché quelle sono giornate che vi possono poi farvi trovare al posto giusto, nel momento giusto e a prendere le decisioni giuste tra qualche settimana. Poi la Luna, quando uscirà dal vostro spazio zodiacale, entra nel segno della Bilancia nella giornata
di giovedì, nella tarda mattinata di giovedì, e quelle sono giornate molto interessanti, soprattutto per chi lavora, per chi ha un progetto in scadenza, per chi deve raggiungere un traguardo, e possono arrivare delle proposte o si possono creare delle situazioni che voi potreste utilizzare per raggiungere i vostri scopi. E se siete comunque allegramente in vacanza o non ve ne frega niente del lavoro, le giornate di giovedì nella tarda mattinata, tutto venerdì e tutto sabato sono molto importanti per tutto quello che ha a che fare con le spese e le questioni economiche. Nella giornata di domenica la luna invece transiterà nel segno dello scorpione. Preparatevi a qualcosa di inaspettato anche all'ultimo minuto che vi scombussolerà molto piacevolmente i vostri piani. Ma parliamo di rapporti e di sentimenti, perché con Venere che entra nel vostro spazio zodiacale, incomincia la Vergine ad essere la protagonista dell'estate. Venere vi regala fascino da vendere, proprio da buttare, ma non solo, vi agevola tantissimo nel crearvi delle nuove connessioni. Anche i più timidi del segno, anche i meno giovani del segno saranno particolarmente stimolati da questo nuovo transito di Venere che vi aiuterà tantissimo a fare conoscenze nuove. Con Mercurio però retrogrado, questa Venere diventa molto importante per chi non è riuscito ancora a chiudere tutti i conti con il passato, a mettere sotto revisione il passato. E quindi questo nuovo transito di Venere diventa importantissimo per tutti quei nati del segno che sentono la necessità di prendere adesso le distanze da tutto quello che non vi appartiene più o nel quale non vi riconoscete più. E quindi bisogna piano piano lasciare andare. E questa è una settimana che vi aiuterà tantissimo a riordinare, a riorganizzare, a mettere sotto revisione tutte queste situazioni, anche dal punto di vista emotivo, sentimentale, aiutandovi soprattutto a mettervi al primo posto. Voi siete la priorità in questo momento. Gli altri, se sono all'altezza delle vostre aspettative, bene, se non lo sono, via. Se sono un problema, via, allontanare. Questo è un po' il comune denominatore delle prossime settimane, del lavoro che farà nelle prossime settimane la nostra Vergine. Single, con questa Venere sarete agevolati nel fare nuovi incontri. Fatevi anche stupire, non cercate di sempre di tenere tutto sotto controllo. Le giornate, ad esempio, di martedì, di mercoledì e poi ancora la giornata di domenica saranno importantissime per fare nuovi incontri. Se invece siete in coppia e non avete problemi, questa è una Venere che vi aiuta a ritrovare con il partner un nuovo equilibrio e anche un po' più di Eros. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto. Io vi auguro una splendida settimana stellare. Ciao! Parliamo del segno della Bilancia o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. Da questa settimana, con Venere che irrompe nel segno della Vergine, incomincia una nuova fase per la Bilancia. Una Bilancia che molto probabilmente entra in contatto e inizia a percepire anche un pizzico di stanchezza, proprio perché quando i pianeti veloci incominciano ad entrare nel segno che precede la Bilancia, cioè la Vergine, comincia una fase di prerinascita che anticipa il compleanno. Siamo ancora nel pieno, nel cuore centrale dell'estate, ma piano piano ci avviciniamo sempre di più alla fase del compleanno e quando i pianeti entrano in Vergine, la nostra bilancia incomincia a sentire il bisogno di rallentare, di staccare un attimo la spina, di riequilibrare le cose, ma sente soprattutto la necessità di abbandonare i vecchi schemi, vecchie cattive abitudini e sente forte il richiamo. Nel prendersi cura di sé, di avere nuovi ritmi di vita, il tutto condito però anche in questo momento da un sole che supporta la nostra bilancia e anche da Marte che supporta la nostra bilancia e che creano stimoli continui, soprattutto nei progetti da realizzare nel futuro. Infatti, se da una parte è vero che la nostra bilancia ha bisogno di
disintossicarsi emotivamente e anche a livello proprio pratico e logistico da tutte quelle cose che intasano la quotidianità. È anche vero che questi pianeti vi stimolano continuamente nel mettervi alla ricerca di un qualcosa da realizzare nel futuro, il bisogno ad esempio di legittimarsi, il bisogno magari di avere qualcosa, di avere una novità, di dare un nuovo senso e un nuovo significato alla propria vita. E il sole nel segno del leone vi aiuta tantissimo nel fare amicizie nuove, nell'instradare nuovi progetti, mantenendo così un occhio molto aperto e acceso sul futuro, su cosa vorreste realizzare nel futuro. La settimana si apre proprio con una luna di transito nel segno del leone, dove è appena diventata nuova nella giornata di domenica 4 agosto. E quindi nella giornata di lunedì la bilancia è ancora molto sovraccaricata da questo bisogno, da questa necessità di tracciare nuove rotte, nuovi percorsi per andare incontro allo sviluppo di questi progetti nel futuro. Ma può anche essere molto forte nella giornata di lunedì questo richiamo nel staccare la spina, nel sentire proprio il bisogno di avere cose nuove, stimoli nuovi, incentivi nuovi, dedicare molto più tempo ai piaceri, ai divertimenti e meno tempo ai doveri e alle responsabilità. Peraltro, nella giornata di lunedì, alcune emozioni possono guidarvi, possono accendere un entusiasmo, portando nuove speranze e nuove idee molto feconde che vi guideranno nel corso delle prossime settimane. Le giornate invece di martedì, mercoledì e la prima parte della giornata di giovedì saranno condizionate dal transito della Luna nel segno della Vergine, dove Mercurio ha inserito la retromarcia a inizio settimana e sempre a inizio settimana Venere è entrata in questo spazio zodiacale. E sono quelle le giornate un po' più stressanti, dove la nostra bilancia sentirà proprio il bisogno di riprendere un po' in mano il controllo della situazione, allontanandosi così emotivamente dalle cattive abitudini, ma anche da tutto quello che in qualche modo sta diventando troppo pesante. Ottime in quelle giornate il prendersi cura di sé, ottimo ad esempio questo periodo per incominciare la dieta detox, ma anche impostare nuove regole, nuovi ritmi di vita un po' più sostenibili. E se siete tra quei nati del segno della bilancia che ancora lavorano, in quelle giornate cercate di fare il meglio che potete con quello che avete e dove arrivate mettete la bandiera incominciando anche un pochettino, pochettino a deresponsabilizzarvi. Le giornate però più belle e interessanti della settimana saranno quelle che vanno da giovedì nella mattinata, tutto venerdì e tutto sabato, grazie alla luna che irrompe proprio nella bilancia. Quelle sono proprio giornate dove vi ritorna la grinta, la voglia di fare, dove si accendono questi interessi nuovi e avrete così la possibilità di organizzare qualcosa di molto piacevole e anche inaspettato nel vostro fine settimana, soprattutto in condivisione con altre persone. Poi, nella giornata di domenica la Luna transita nel segno dello Scorpione e nella giornata di domenica, se potete, staccate la spina, rigeneratevi, dedicatevi solo alle cose che vi fanno stare bene e che riempiono gli spazi interiori. Per quanto riguarda il discorso sentimenti, Venere, che entra nel segno della Vergine, vi porta ad essere un po' più appesantiti nelle emozioni e nei sentimenti, soprattutto se parliamo di una bilancia che si rende conto di aver investito troppo in una relazione che non sta andando in quella direzione sperata. Così come possono emergere delle situazioni illusorie che hanno condizionato magari gli ultimi mesi e in questo momento la bilancia si rende conto che ha perso del tempo dietro a una situazione che non cambia e che non vi porta da nessuna parte. Ottima questa Venere per cambiare un po' atteggiamento e incominciare a disinvestire su tutti quegli aspetti effimeri ed illusori che non vi portano da nessuna parte. Se invece parliamo di una bilancia single, in questa fase si possono creare delle situazioni con persone che restano un po' sullo sfondo e che cambieranno di destinazione d'uso
alla fine del mese di agosto e nel mese di settembre. E quindi bene gli incontri se siete single, ma sarete sempre un po' un passo indietro, non vi fiderete del tutto e manterrete un po' le cose in stand-by finché non vi sentite sicuri. Per chi invece è in coppia dove non ci sono problemi di sorta, con questa Venere bisogna imparare ad ascoltare i propri bisogni e i bisogni del partner. Bisogna eliminare tutte quelle sovrastrutture, tutte quelle cose che appesantiscono la quotidianità in coppia della bilancia, inserendo elementi nuovi. E quindi non è tanto la quantità, ma è la qualità del tempo in questa fase che può fare la differenza. Nella comunicazione non trattenete, cercate di parlare con il partner, cercate di spiegare anche al partner quali sono le vostre necessità, le vostre urgenze, e questo può aiutare tantissimo a riequilibrare le energie nella relazione. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto. Io vi auguro una splendida settimana stellare. Ciao! Parliamo del segno dello scorpione o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. Grazie ai pianeti veloci che incominciano ad entrare nel segno della Vergine, vedo uno scorpione un po' più alleggerito e meno appesantito da quella cappa pesante che si era generata soprattutto nel mese di luglio. E quindi adesso si può parlare finalmente di uno scorpione che può entrare nella modalità delle vacanze, ma anche per chi non è in vacanza e deve lavorare, vedo uno scorpione che gestirà il tutto con meno pressioni, meno situazioni che lo portano a sentirsi con l'acqua alla gola, avendo così la possibilità di vivere e trascorrere una estate, e già da questa settimana si sentiranno questi sblocchi energetici, queste novità nella vita del nostro scorpione. Uno scorpione che incomincia a spostare lo sguardo verso i nuovi progetti da realizzare nel futuro, dove cambia atteggiamento e diventa ancora più stratega di prima. Tutto quello che ha a che fare con le iniziative, le amicizie, i divertimenti, ma anche il cominciare a sfruttare al massimo le proprie capacità per rivenderle al miglior offerente nel lavoro e nel corso del prossimo futuro, sono un po' il comune denominatore. Questi pianeti di transito nel segno della Vergine, mi riferisco a Mercurio che da questa settimana inserisce una retromarcia, e con l'ingresso di Venere che lunedì 5 entra nel segno della Vergine, questi pianeti possono anticiparvi delle cose, possono farvi vivere delle cose in anteprima affinché voi abbiate tutto il tempo per riorganizzare e pianificare le prossime mosse strategiche da mettere in campo, ma possono anche risvegliare i vostri talenti, obbligandovi così a mettervi alla ricerca e allo sviluppo di questi talenti affinché possiate emergere in un determinato settore della vostra vita. Quindi non sottovalutate i segnali, ma soprattutto se vi dovessero arrivare dei consigli mentre siete in spiaggia, se sentite delle cose che accendono la vostra curiosità, investite su queste cose perché saranno un po' il comune denominatore delle prossime settimane. La settimana incomincia con una luna di transito proprio nel segno del Leone, dove c'è ancora il sole e dove si è appena formata la luna nuova nella giornata di domenica 4. Nella giornata di lunedì alcuni si possono sentire ancora un po' compressi da situazioni da gestire e da organizzare che portano un po' di rigidità, soprattutto nelle emozioni. Casa, lavoro, doveri, ma anche tutte quelle cose che in qualche modo vi condizionano negativamente, possono ancora essere presenti nella giornata di lunedì, giornata dove peraltro un imprevisto, un qualcosa può portarvi a sentirvi un po' minacciati interiormente da qualcosa. Non traete conclusioni affrettate, non siate precipitosi perché già verso sera o arrivano le soluzioni o cambierete completamente atteggiamento, e questa cosa, questo cambio di angolazione con cui vedete le cose, vi agevolerà nel trovare una soluzione. Le giornate di martedì e di mercoledì saranno caratterizzate dalla luna di transito nel segno della Vergine. Quelle sono giornate che anticipano
qualcosa nella vostra vita che vi regalano delle intense emozioni e che vi porteranno anche a socializzare e a pensare al futuro. In quelle giornate, peraltro, avrete anche un pizzico di fortuna in più. Quindi, se dovete anticipare delle mosse, se dovete smuovere le cose strategicamente, fatelo proprio tra martedì, mercoledì e giovedì mattina, perché avrete la possibilità di rilasciare un'ottima firma energetica nel cosmo, che vi aprirà parecchie porte tra qualche settimana. Le amicizie, tutto quello che ha a che fare con le conoscenze o le esperienze in quelle giornate saranno proprio determinanti. Le giornate invece che vanno da giovedì nella tarda mattinata, tutto venerdì e tutto sabato, saranno caratterizzate invece dal transito della Luna nel segno della Bilancia. Quelle sono giornate a livello logistico e organizzativo che possono portarvi o ad accusare un pizzico di stanchezza, o se non avete niente da fare, potreste sentire un po' la noia. Accoglietela questa noia, perché la noia, quando viene gestita nel modo giusto, attiva delle grandi risorse. La giornata di domenica sarà invece caratterizzata dal transito della Luna nel vostro spazio zodiacale e lì si possono creare delle situazioni con poco preavviso che vanno a scompigliare piacevolmente i vostri piani e i vostri progetti. Parliamo di rapporti e di sentimenti. Venere da lunedì si sposta dalla quadratura per entrare nel segno della Vergine. Questo vi agevolerà tantissimo per sia in coppia che per chi è single. Se siete in coppia si allenta un po' la tensione che si è generata nel corso delle ultime settimane, magari avevate tante cose da gestire e da fare, adesso avrete invece molto più tempo da dedicare, da trascorrere con il partner, ma anche nella comunicazione, nella voglia di fare, nella voglia di condividere il tempo, di fare delle esperienze con il partner, adesso cambia tutto e peraltro si riattiva e si risveglia anche l'ormone, quella voglia di trasgressione, che può aiutarvi tantissimo a recuperare terreno anche sotto le lenzuola, ma è soprattutto il bisogno di avere progetti futuri insieme al partner, di avere un progetto con il partner da realizzare. E questa settimana le giornate di martedì, mercoledì e poi ancora la giornata di domenica saranno molto importanti. Importante questa Venere anche per chi è single o per chi ha da poco incontrato qualcuno, perché con questa Venere si può parlare di esperienze nuove da condividere con il partner, si può parlare per i più giovani, ma anche per i meno giovani, di una situazione che può nascere con poco preavviso, magari in un'amicizia, un'amicizia che può cambiare di destinazione d'uso. Fatevi scombussolare piacevolmente i vostri piani, soprattutto nelle giornate di martedì, mercoledì e nella giornata di domenica, perché se siete alla ricerca, qualcosa di molto importante può fare toc toc nella vostra vita. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto. Io vi auguro una splendida settimana stellare. Ciao! Parliamo del segno del Sagittario per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. Da questa settimana il Sagittario si ritroverà Mercurio che inserisce una retromarcia nel segno della Vergine e il nuovo ingresso di Venere proprio nello spazio zodiacale della Vergine. Molti di voi incominceranno a dire aiuto, aiuto. In realtà queste quadrature, soprattutto per quanto riguarda il discorso della Vergine, più che Marte in opposizione e Giove in opposizione, ci raccontano di un momento stagionale molto importante per prendere in mano una situazione, soprattutto connessa al lavoro o allo sviluppo di progetti importanti da realizzare nel lavoro, e per chi non lavora invece questi transiti ci parlano di casa, di famiglia, di cose da mettere a posto, che caratterizzeranno le prossime settimane, aiutandovi così a mettere sotto revisione quei settori di vita che devono cambiare, portandovi più conferme e a ottenere così più soddisfazioni. Non dovete vivere questa fase, questa situazione, come un momento dove vi può succedere qualsiasi cosa da un momento all'altro, mandandovi fuori rotta, perché non è così. Marte e Giove in opposizione possono creare quella spinta che vi porterà a rivoluzionare la vostra vita, a mettere in discussione tutto
tutti quei settori che non vi piacciono. Non dimentichiamo che in questo momento siete anche agevolati dal transito del Sole nel segno del Leone, quindi tutto quello che ha a che fare con i viaggi, le esperienze, i progetti condivisi con altre persone, il bisogno di dirigersi verso nuovi orizzonti da esplorare è il comune denominatore del momento. Associato a questi transiti, quindi io vedo un Sagittario che in questo momento si rende conto di dov'è in questo momento a livello professionale, a livello sentimentale, a livello personale, magari non gli piace più e incomincia a tratteggiare una nuova rotta per andare incontro alla propria affermazione. I pianeti nella Vergine da sempre parlano al nostro Sagittario di realizzazione, il raggiungere traguardi importanti, sia di tipo personale ma anche a livello professionale. E quindi questo diventa il momento importantissimo per sentire quelle spinte che vi portano a legittimarvi. Ma anche se siete in vacanza, questo è un momento che vi può aiutare tantissimo a risvegliare i vostri doni, le vostre capacità e orientarle meglio nei grandi traguardi da raggiungere. Quindi non dovete vivere negativamente questi pianeti, dovete prenderli come una traccia, uno spunto che vi può aiutare a legittimarvi, soprattutto se siete insoddisfatti o se dovete mettere sotto revisione delle cose in determinati contesti della vostra vita. La settimana si apre con una luna di transito nel segno del Leone, dove è appena diventata nuova nella giornata di domenica 4, e quindi nella giornata di lunedì potreste scorgere tutti questi segnali che vi danno nuove indicazioni da impostare per la vostra nuova rotta da seguire. Ma si può parlare anche di una giornata molto importante per chi deve sostenere dei colloqui di lavoro o per chi sta pensando di iscriversi a un corso. Le giornate di martedì, mercoledì e giovedì mattina saranno invece condizionate dal transito della Luna in quadratura nel segno della Vergine ed è lì che incominciano a prendere forma delle spinte, degli stimoli che vi invitano a legittimarvi. Potreste percepire un po' di nervosismo in quelle giornate, soprattutto martedì, e questo vi porterà magari ad essere un po' più inquieti, ad avere un po' più di ansietta, qualche piccolo pensiero o preoccupazione. Se andrete a gestire bene queste cose, si possono creare quelle spinte, quegli stimoli che vi porteranno a legittimarvi. Quindi molto dipende dal vostro atteggiamento. Non siate passivi, non vivete tutto in modo deterministico. Non è così. Gli astri inclinano, l'uomo determina. Le giornate di giovedì nella tarda mattinata, tutto venerdì e tutto sabato saranno invece caratterizzate dalla luna di transito nel segno della bilancia. Queste sono giornate molto importanti perché vi anticipano un qualcosa che vivrete soprattutto tra settembre e ottobre. Possono manifestarsi delle idee con un effetto wow e molto geniali, molto pionieristiche. Possono risvegliarsi dei talenti. Potreste fare delle conoscenze o essere stimolati magari da dei consigli che vi arrivano che non devono essere sottovalutati. Peraltro, in quelle giornate avrete anche molta fortuna. E se siete tra quelli che purtroppo non sono in vacanza ma devono lavorare, in quelle giornate avrete la possibilità di fare vedere chi siete e qual è il vostro talento. Nella giornata di domenica, però, la Luna, transitando nel segno alle vostre spalle, nello Scorpione, vi invita a decelerare un attimino e a suonare la ritirata. Sentirete proprio forte il bisogno di trascorrere una domenica in tranquillità, senza lasciando proprio fuori tutto il brusio del mondo esterno. E quindi sentirete proprio il bisogno di isolarvi. Venere, che entra nel segno della Vergine, mette sotto revisione tutti quei sentimenti che stanno in piedi con una colla scadente, portandovi così entro la fine del mese a maturare delle scelte che saranno determinanti nel corso del prossimo futuro. Ma se parliamo di un rapporto e di una relazione dove non ci sono problemi, questo è un momento dove il nostro Sagittario deve impegnarsi un po' di più per far funzionare bene le cose, per investire in questo rapporto e disinvestire in tutte quelle cose che sono di contorno. E quindi via,
bisogna arrivare all'essenziale delle cose, quindi via tutti gli orpelli, via tutte quelle sovrastrutture, bisogna arrivare all'essenza. Se c'è troppa famiglia, se c'è troppo lavoro, se ci sono troppi condizionamenti esterni, è adesso che bisogna arrivare alla coppia e ritagliarsi del tempo di qualità da condividere con il partner. Se parliamo invece di single, in questa fase saranno molto agevolati tutti i nati del segno del Sagittario che sono in giro a fare delle esperienze professionali per quelli che lavorano, che stanno lavorando, perché faranno degli incontri attraverso il lavoro che sono parecchio stimolanti. Ma si può parlare anche di single che vanno a ripescare dal mazzo delle carte qualcosa che è rimasto in sospeso nel corso degli ultimi mesi o che è rimasto un po' sullo sfondo. E saranno soprattutto le giornate di giovedì, di venerdì e di sabato a portarvi qualcosa o dal passato o qualcosa di nuovo. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto. Io vi auguro una splendida settimana stellare e non fatevi condizionare da opposizioni e quadrature. Le abbiamo tutti, ragazzi. Ciao. Parliamo del segno del Capricorno per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. Oh, il Capricorno incomincia a vedere le cose che iniziano a smuoversi e incomincia anche a vedere le cose da una prospettiva completamente diversa, da un'angolazione diversa. L'ultimo mese circa è stato un po' particolare per il nostro Capricorno perché si è confrontato con i nuovi spazi interiori da riempire, le nuove necessità. Luglio è stato il mese dell'opposizione, poi i pianeti di transito nel segno del Leone lo hanno portato a giocare un po' dietro le quinte, a stare un po' in panchina, a uscire. Questi pianeti lo portavano a uscire dalla propria zona di comfort, ma magari c'erano ancora delle paure, che lo bloccavano. E adesso, con questi pianeti che incominciano a transitare nel segno della Vergine, si creano proprio delle spinte, dei segnali, dei nuovi stimoli che vi invitano ad andare verso nuovi orizzonti da esplorare, con un pizzico di esperienza in più che avete accumulato nel corso delle ultime settimane e che vi servirà soprattutto per raggiungere importanti traguardi da realizzare nel futuro. In questa fase, tutto quello che ha a che fare con il viaggio, la scoperta, la condivisione con altre persone, ma anche tutto quello che ha a che fare con la scelta di un possibile corso da frequentare, la scuola per i più giovani da frequentare, i possibili test di ingresso, ma anche per chi sta pensando di orientare la propria carriera, le proprie capacità verso un settore nuovo, sono un po' il comune denominatore e in questa fase si possono risvegliare proprio ambizioni, talenti, la voglia di rispolverare un vecchio progetto che avevate messo chiuso in un cassetto. Quindi fatevi coccolare da questi nuovi transiti che vi aiuteranno tantissimo. Ci può essere in alcuni momenti, con questa nuova configurazione del cielo, un pizzico di malessere che può verificarsi in alcuni momenti, o un pizzichino di stress che dovete imparare a contenere. E se per caso doveste vivere delle giornate dove arriva un po' quella sensazione di noia o aumenta l'ansietta del futuro, accogliete tutte queste sensazioni, fatele fluire dentro di voi perché attiveranno delle nuove cose che saranno molto utili. La noia e l'ansietta purtroppo servono anche loro per attivare la nostra curiosità e il nostro ingegno. La settimana si apre con una luna di transito nel segno del Leone, dove è appena diventata nuova nella giornata di domenica 4. Quindi nella giornata di lunedì vedo un Capricorno ancora un po' lentino, ma è soprattutto una giornata, quella di lunedì, che ha un forte impatto emotivo e alcuni di voi si chiuderanno a riccio e quindi non si sentiranno del tutto, non si sentiranno del tutto a posto se condividete spazio e tempo con altre persone, oppure sarete un po' sulla difensiva in quella giornata. Verso sera, però,
qualcosa cambia, perché può prendere forma un qualcosa di inaspettato, di non preventivato, che vi porterà ad avere un cambiamento repentino dell'umore. Questo cambiamento vi porterà a sentirvi meglio. Non escludo che ci possa essere anche l'intervento di un amico, di una persona che vi porterà magari una notizia, vi darà un consiglio, un qualcosa che vi aiuterà proprio a uscire da questa zona di difesa dove vi siete collocati nel corso delle ultime 2 giornate. Le giornate di martedì, mercoledì e la prima parte della giornata di giovedì sono molto interessanti da tenere retta i segnali, perché quelle sono giornate che vi anticipano un qualcosa che vivrete poi alla fine del mese di agosto e per buona parte di settembre. Quindi in questa fase si possono smuovere delle cose che poi creeranno delle spinte più avanti, così come possono prendere forma dei segnali, delle indicazioni da seguire che ci parlano di una nuova rotta da intraprendere, un viaggio alla scoperta di nuove cose che stanno emergendo nella vita del nostro Capricorno. Se siete tra quei Capricorno che purtroppo devono ancora lavorare, quelle sono giornate molto importanti, perché potreste anche già nella giornata di giovedì potreste fare delle esperienze, dovrete magari gestire delle cose che vi porteranno a mostrare il vostro vero valore. Anche nelle giornate di giovedì e di venerdì si possono creare queste situazioni, anche se in quelle giornate la quadratura della Luna vi porterà ad accusare un pizzico di rigidità verso i doveri, le responsabilità, la routine, la quotidianità. Ecco che quelle giornate possono avere un impatto significativo anche per quelli che sono magari in vacanza, la famiglia, la casa, il fare sempre le stesse cose, possono portare un pizzico di rigidità in più nelle vostre emozioni. Poi però nella giornata di domenica la Luna esce dal segno della Bilancia per entrare in quello dello Scorpione e lì ci sarà ancora qualcosa di inaspettato che magari organizzerete con degli amici o con delle persone per voi importanti, che vi solleverà tantissimo il morale e vi aiuterà a cambiare atteggiamento. Parliamo di rapporti e di relazioni, perché con Venere che da questa settimana entra nel segno della Vergine, cambia tutto il cucuzzaro e vedo una nuova fase molto importante per l'amore, soprattutto per chi è single, ma anche per chi in coppia ha gestito una fase delicata nel corso delle ultime settimane. Vuoi perché magari c'è più tempo da condividere con il partner, vuoi perché cambierete atteggiamento, questa nuova fase vi invita a divertirvi, a rilassarvi, farete delle bellissime esperienze con il partner, in condivisione si riaccende anche tutta quella fase dell'eros che vi porta a sentirvi bene, e i single faranno delle esperienze, faranno degli incontri con persone che hanno qualcosa di molto più importante rispetto alle banali conoscenze che si possono fare in altri momenti. Quindi date retta ai segnali, soprattutto nelle giornate di martedì, di mercoledì e poi ancora nella giornata di domenica, perché potreste fare degli incontri con persone e questi incontri sono proprio incontri del destino. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto. Io vi auguro una splendida settimana stellare. Ciao! Parliamo del segno dell'Acquario per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. Dunque, da questa settimana incomincia ad allentarsi un pochettino quella cappa opprimente che vi ha condizionato nel corso delle ultime settimane a causa della fase di opposizione solare, l'ho detto nell'oroscopo mensile di agosto, che la fase di opposizione è quel momento stagionale dell'anno dove l'acquario deve confrontarsi con delle cose da mettere a posto, con decisioni da prendere, nuove strategie da mettere in campo per far che cosa? Per tornare a se stesso, di fatto, per promuovere un controbilanciamento. Una volta fatto questo delicato lavoro di controbilanciamento, dove si mette sotto revisione alcune cose, dove si prendono delle decisioni importanti, poi si svolta per proseguire il proprio viaggio, la propria rotta. Da questa settimana Venere lascia lo spazio dell'opposizione il giorno 5
5 lunedì, e questo vi porterà a vedere le cose da una prospettiva diversa, da un'angolazione nuova, mostrandovi che cosa? Le risorse nascoste. E da questa settimana infatti si risvegliano anche delle intuizioni, vi possono arrivare dei consigli, aumenta la vostra capacità strategica per aggirare l'ostacolo. Proprio in questa fase di opposizione, perché il Sole è ancora nel segno del Leone, per un paio di settimane resta in questo punto del cielo e quindi si attivano anche le vostre capacità nascoste su cui dovete investire. Alcune preoccupazioni possono ancora persistere, ad esempio sono preoccupazioni magari connesse alle spese, al denaro, al futuro. Mercurio, che va in retrogradazione proprio questa settimana, vi invita magari anche un po' a chiudere un po' i cordoni della borsa, a fare un po' di economia, e quindi questo vi porta magari in alcuni momenti, non sempre, a rendervi conto che per arrivare là dove volete arrivare bisogna mettere in campo nuove strategie, e Venere vi aiuterà tantissimo a risvegliare il vostro intuito e le vostre capacità nascoste, chiedendovi però di uscire dalla vostra zona di comfort. E quindi c'è qualcosa che voi dovete cambiare anche nel vostro atteggiamento o approccio. La settimana però si apre con una luna ancora in opposizione, dopo che nella giornata di domenica 4 è diventata nuova nel segno del Leone. E io già vedo un acquario che cambia atteggiamento, che si mette in discussione, che scende in campo e, indipendentemente dalle vacanze o se siete al lavoro, se avete una certa età rispetto ai più giovani, la giornata di lunedì può portarvi qualcosa di inaspettato che vi aiuterà proprio a velocizzare questo processo di controbilanciamento. E quindi si possono creare delle situazioni che vi possono aiutare a mettere un punto da qualche parte per incominciare a svoltare un po' più alleggeriti rispetto a prima, soprattutto emotivamente. Le giornate di martedì, mercoledì e giovedì mattina saranno invece caratterizzate dal transito della Luna nel segno della Vergine, e sono proprio queste le giornate che vi invitano a uscire dalla zona di comfort, a mettervi in discussione, ad attuare nuove strategie e ad accorgervi che siete seduti comodi sulle vostre capacità e quindi che è arrivato il momento di magari tirarle fuori, di esplorare qualcosa di nuovo, rivenderle al miglior offerente. E quindi date retta ai segnali in quelle giornate, perché si possono attivare delle cose, potreste anche incontrare delle persone che hanno il compito di attivare i vostri nuovi interessi, le vostre nuove curiosità, ma anche i vostri talenti nascosti. Le giornate invece di giovedì nella tarda mattinata, tutto venerdì e tutto sabato, saranno caratterizzate dal bellissimo transito della Luna nel segno della Bilancia, che andrà ad attivare Giove e Marte nel segno amico dei Gemelli. Sono giornate di grande recupero, soprattutto a livello emotivo. Incominciano ad apparire proprio in quelle giornate delle nuove indicazioni da seguire per impostare una nuova rotta per raggiungere dei traguardi importanti nel futuro. Le giornate con la Luna nel segno della Bilancia anticipano un qualcosa che vivrete tra la fine di agosto e per buona parte del mese di settembre. Quindi in quelle giornate captate tutto quello che vi può arrivare, ma soprattutto date retta al vostro intuito, perché vi guiderà al posto giusto, nel momento giusto, con le persone giuste, e potreste anche avere un pizzico di fortuna che male non fa. Quelle sono giornate anche ottime per chi deve prendere delle decisioni, per chi deve orientare le proprie strategie in una direzione importante e per chi sta lavorando, per chi vuole cambiare lavoro, perché sono giornate che smuovono parecchia energia. La giornata di domenica sarà caratterizzata dalla quadratura della Luna nel segno dello Scorpione, quindi porta un pizzico di rigidità nelle emozioni che vi aiuterà tantissimo a disinvestire emotivamente là dove qualcosa è diventato insostenibile o pesante per voi.
Per quanto riguarda invece il discorso sentimenti, dopo questa fase di importante revisione con Venere in opposizione, da questa settimana incomincia una fase completamente diversa. Se siete single, questa Venere vi inviterà un po' meno a cercare l'amore con la A maiuscola, ma a investire un po' di più sui divertimenti, uscendo dalla zona di comfort. E questa Venere vi invita proprio ad affrontare magari alcune paure ancestrali che avete, la paura dell'abbandono, la paura del rifiuto, la paura magari di non essere accettati per quelli che magari hanno un piccolo problemino di autostima. Ed ecco che questa Venere mette sul vostro cammino delle persone che possono anche ad aiutarvi ad andare oltre a tutte queste cose. Quindi divertitevi senza farvi troppi condizionamenti mentali. Peraltro, se vi piace qualcuno con questa Venere, dichiarate il vostro interesse, poi da cosa può nascere un'altra cosa e non escludo che tutto quello che nasce orizzontalmente in queste settimane possa poi cambiare tra la fine di agosto e inizi di settembre. Quindi non fatevi pippe mentali della serie "Oddio, sono in vacanza, mi piace qualcuno o qualcuna e poi non lo rivedrò mai più". Non è detto, non si sa la vita che cosa ha in serbo per noi. Se parliamo invece di coppie regolari dove non ci sono problemi, allora questa è una Venere che vi invita a rompere un po' lo status quo troppo rigido e quindi a inserire elementi nuovi, divertimenti nuovi, e che può aumentare la pressione dell'eros, e quindi divertitevi sotto le lenzuola. Se avete avuto delle complicazioni nel corso delle ultime settimane con il partner, ecco che questa Venere vi aiuterà a cambiare strategia. E se ci sono state delle incomprensioni nel corso delle ultime settimane, ecco che questa Venere vi aiuterà a rinegoziare un po' delle cose, anche se il meglio Venere lo darà alla fine del mese di agosto, quando entrerà nel segno della bilancia. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto, io vi auguro una splendida settimana stellare. Ciao! Parliamo del segno dei pesci o per tutti quelli che hanno un ascendente in questo spazio zodiacale. Da questa settimana incominciano a cambiare le frequenze. Il sole resta nel segno del leone, ma Venere da lunedì entra in opposizione nel segno della Vergine, dove è appena entrato Mercurio, che questa settimana, sempre lunedì 5, inserisce una retromarcia. Ora, il senso di questa nuova configurazione per i nostri pesci è quello di non trarre delle conclusioni affrettate. Il periodo è ideale anche grazie alla pausa estiva per mettere sotto revisione tutte quelle situazioni che in qualche modo o non creano più stimoli nella vostra vita o che vi portano a non avere delle conferme. E quindi diventa importantissimo questo momento per mettersi un po' in discussione, cercare di capire che cosa va cambiato, che tipo di atteggiamento utilizzare per raggiungere quel tipo di situazione o di scopo o di obiettivo. Quindi questa configurazione ci parla di una fase importantissima che vi porterà poi a scendere in campo alla fine di agosto prendendo delle decisioni importantissime. Quindi cercate di captare un po' i segnali di quello che si sta attivando in questo momento, che cosa soprattutto gli altri vi stanno mostrando in questa fase, e poi traete tutte le conclusioni del caso nel momento in cui vi sentite pronti e sicuri, anche perché questa opposizione si genera in un momento dove Giove e Marte stanno transitando nel segno dei gemelli. E quindi questa quadratura abbinata all'opposizione ci parla di un momento importantissimo dove casa, famiglia, lavoro, rapporti e sentimenti vengono un po' messi sotto revisione. Allo stesso tempo, però, non possiamo non considerare che adesso stiamo entrando nel pieno del mese di agosto e che incominciano le vacanze. Così come ci possono anche essere dei pesci che sono al lavoro in questo momento. E con questa configurazione del cielo, se siete in vacanza, penserete molto al futuro con un pizzico di ansietta che vi porterà a liberare, a mettere in campo nuove strategie, nuove soluzioni per il domani e per il futuro, cercando anche magari di cambiare delle cose, ad esempio candidandovi agli annunci di lavoro, rifare il curriculum,
come eccetera eccetera. Se invece siete tra quei pesci che devono lavorare, ecco che da questa settimana soprattutto si possono creare delle opportunità da cogliere che vi aiuteranno a ottenere delle conferme più avanti. Ora, la settimana si apre con una luna di transito nel segno del leone, dove c'è il sole e dove nella giornata di domenica 4 la luna è diventata nuova proprio in questo spazio zodiacale. La luna in leone vi parla di benessere psicofisico, energetico e quindi sentirete proprio forte il bisogno di deresponsabilizzarvi, di avere nuovi ritmi, nuove abitudini un po' più sane. Ad esempio, questo può essere un momento molto importante per chi vuole incominciare una dieta detox, per chi vuole allontanarsi da tutto quello che energeticamente vi sta inquinando la vita, ma può anche essere una giornata, quella di lunedì, sull'onda della luna nuova, dove la quotidianità, i ritmi, la routine, tutto quello che sta diventando ingombrante deve in qualche modo essere contenuto da voi, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità che date voi agli altri senza ottenere nulla in cambio. Le giornate invece di martedì, mercoledì e giovedì mattina saranno caratterizzate dalla luna in opposizione nel segno della Vergine. Possono prendere forma delle notizie che vi arrivano in anteprima, ma che non portano nessun tipo di ufficialità, così come si possono creare delle situazioni che vivrete con largo anticipo e che vi mostrano un qualcosa che poi vivrete soprattutto tra la fine di agosto e inizi di settembre. Quindi date retta ai segnali e se dovete fare delle richieste, se dovete smuovere delle cose, se dovete portare all'attenzione di qualcuno delle situazioni, muovetevi proprio in quelle giornate, che possono attivare un po' di ansia e possono portarvi magari ad accusare un po' di malessere, ma sono molto utili per lavorare in anticipo su determinate situazioni. Le giornate invece di giovedì nella tarda mattinata, tutto venerdì e tutto sabato saranno caratterizzate dalla luna di transito nel segno della Bilancia. Ottima questa luna per trovare delle soluzioni in ambito economico, dove possono presentarsi delle situazioni inaspettate per quanto riguarda una situazione economica o un supporto di tipo familiare, o si possono risolvere dei problemi per quanto riguarda la casa e la famiglia. La giornata di domenica sarà invece caratterizzata dal transito della luna nel segno dello Scorpione. E lì avrete la possibilità di trascorrere un bellissimo fine settimana in condivisione con altre persone o dove farete delle esperienze emotivamente molto importanti. Parliamo di rapporti e di sentimenti, perché con Venere che da questa settimana entra in opposizione, il gioco si fa un po' più duro. Ora, questa Venere in opposizione aiuterà tantissimo i single a fare delle conquiste importanti. Pur essendo in opposizione con Mercurio retrogrado, la parte connessa alle relazioni con Venere è assicurata e quindi questo vi porterà sicuramente a fare degli incontri. Incontri che magari nascono un po' più lentamente o che vi portano magari a maturare strada facendo, ad avere dei dubbi su determinate situazioni o ad avere delle paure. Penso ad esempio a chi sta facendo degli incontri in vacanza e poi quando finisce la vacanza che cosa succede? Oppure delle persone che magari stanno incontrando delle persone nel lavoro e che stimolano tantissimo i nostri pesci, ma poi che fine facciamo? Ecco, non fatevi condizionare da queste preoccupazioni, da queste paure, è arrivato il momento di vivere il rapporto, il sentimento. Fate entrare queste cose nella vostra vita senza condizionamenti, senza farvi troppi pipponi mentali, perché non ha alcun senso. Le cose poi prenderanno una forma nel momento in cui siete pronti per gestire il tutto. Parliamo di rapporti che già esistono o che sono lì lì per nascere. Ecco, Venere porta all'ufficializzazione di determinate cose quando è in opposizione. Se ci sono coppie che sono molto sfilacciate, che stanno in piedi con una colla molto scadente, ecco che vedo un pesci che entrerà in una nuova fase di revisione e queste revisioni vi porteranno sicuramente a maturare delle scelte, delle decisioni che magari non prenderete subito adesso perché Mercurio è retrogrado e potreste essere un po' più titubanti, un po' più indecisi, un po' più insicuri, però sicuramente entro la fine del mese, quando poi Mercurio tornerà diretto,
prenderete le vostre decisioni del caso. Così come anche se siamo di fronte a un rapporto che sta per nascere, ecco che farete delle esperienze già da questa settimana che vi aiuteranno a ufficializzare delle cose. E quindi viva questa Venere in opposizione che vi porta sicuramente qualche conferma in più nella vostra vita. Se vi piace qualcuno, se avete notato qualcuno, fate toc toc tra martedì, mercoledì e soprattutto nella giornata di domenica, perché con questa Venere si può ufficializzare qualcosa di molto importante. E quindi penso anche a quelle coppie che si stanno formando adesso e che faranno esperienze determinanti nel futuro che vi aiuteranno magari a pianificare un matrimonio, una futura convivenza. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, pollice in su se vi è piaciuto. Io vi auguro una splendida settimana stellare e ci vediamo al prossimo video. Ciao!